Salve bella gente, qui Gabby e benvenuti ad un nuovo episodio di Stranded Deep. Mi sono perso, sono giunto in una nuova isola, ho perso il secchio e la torcia che abbiamo trovato perché ho preso il barcone, no? Sono andato in mezzo alle onde sono sopravvissuto a 18 squali e 10 balene. Ed eccomi qui, in una nuova isola. Ma aspettate, prima di fasciarci la testa, andiamo un attimo a vedere cosa c'è qui. Ok, abbiamo perso una torcia, ma possiamo sempre andare ad esplorare magari con questo accendino, questo relitto qui. Infatti vedo che c'è una cassa, vediamo cosa c'è dentro, avete visto? La fortuna è dalla nostra parte perché abbiamo trovato una nuova fantastica torcia subacquea addirittura. Da questa parte ne vedo un altro. Poi mi chiedo però cosa ci facciano tutte queste casse in giro. Cos'è questo? L'isola dei famosi? Oh, aspettate. Rocco Siffredi? Devo stare attento, ho stra paura. Se Rocco Siffredi si nasconde nella mia isola, sono finito con quello, aiuto. Oh, ho trovato del nastro adesivo. Beh, se c'è Rocco nell'isola lo leggo ad un albero. Così sto tranquillo. O magari gli dico, guarda, ci sono le piante di patate, lui corre, va lì. E lo lasciamo nel suo habitat naturale. Vedete tutto questo casino che ho fatto nell'isola? Sì, ho cominciato a lavorare un po' di notte. E adesso dobbiamo iniziare a porre le fondamenta del nostro rifugio. Ma come farlo? Ovviamente ci servirà un martello. E per fare un martello ci servono due sassi e una corda. Quindi questa è la ricetta segreta del martello in questo gioco. E quindi iniziamo subito a fare il martello crudo, crude hammer. Stop! Hammer time! Iniziamo subito intanto prendendo queste. Vi avevo detto che volevo diventare Leonardo da Vinci e volare in giro con queste robe. Potremmo creare una macchina. Magari poter craftare qualcosa che ci faccia volare via dall'isola, no. E non sono neanche delle coperte indigene, neanche quello. Grazie a queste, infatti, potremo fare dei muri, soltanto che ci servono veramente tantissimi, ma tantissimi bastoni che voi non avete idea. Quindi devo prendere tutti i bastoni che ho preparato, metterli assieme qui e creare le fondamenta della base. Quindi mi sa che ce ne serve un altro di bastone, quindi proprio qui vicino mi sono preso una palma, ecco. Ecco che inizio ad infierire su un povero albero abbattuto perché io hashtag odio natura. Abbiamo la foundation, ecco qua. Questa la andiamo a posizionare in mezzo all'isola, in questo modo. Ecco, vedete, adesso abbiamo una sorta di zattera infilata sul terreno. Ma io non è che sono come i macachi che mi piace dormire all'aperto. Che poi se viene la pioggia mi bagno tutto, no. E allora dobbiamo mettere questi bastoni qua, vedete? Li dobbiamo infilare in modo da creare un supporto, vedete? Ecco, mettiamoli ai lati e dobbiamo farne ben 4. Quindi dobbiamo andare a cercare altri 4 bastoni e metterli lì per crearci un supporto. Lo puoi fare, sì, con Bob, lo puoi fare, sì, con Bob. Però mi servono altre palme, quindi mi sa che dobbiamo andare qua proprio sulla testa di questa palma. Vedete, quando noi buttiamo giù una palma, se noi picchiamo la testa qua dove ci sono tutti i suoi capelli, si potrebbe dire, eccola, possiamo improvvisarci barbieri e cavarglieli tutti. Ecco, vedete, abbiamo tutte queste belle alette di palma, le mettiamo sopra. E una volta creato il macello sopra la vostra base, magari aver messo anche tutti i supporti che servono, che sono 4 per tenere i muri, insomma per tenerli ancorati alla base, iniziamo a creare i veri e propri muri, i muri di palma. Quindi uno l'abbiamo fatto, ecco, vedete, abbiamo il primo muro e dobbiamo però arrivare a completarla tutta, ma dobbiamo andare a cercare anche altre risorse. Quindi per ora noi ci fermiamo qui. Ma c'è l'alta marea? Come mai c'è tutto questo blu? Non mi ricordavo che fosse così alto. Ah no, mi sa che è più un'illusione ottica, no? O forse veramente c'è l'alta marea. Però mi chiedo come faccia a durare il fuoco sotto acqua. Vabbè, ma comunque la mia idea era creare un'arma che ci permetta di sopravvivere contro gli squali al meglio. Andiamo qui e iniziamo a craftarci una lancia, avete capito bene? Ora, chi è il padrone delle acque con questa? Adesso ho il mio scettro di Nettuno qui con me, il mio tridente. Questo qua ci sarà molto utile anche per prendere i granchi. Dove sono? Eccone qua un bel po'. Ecco, aspettate, ne prendo subito uno. Così possiamo cucinarlo sul fuoco che si è appena spento. Che sfiga! Allora butto giù questo cocco di cattiveria e con la mia ascia lo inizio a pestare come non mai. Quando è diventato un cocco che si può bere, lo inizio a bere. Ecco, perfetto. E dopo averne tratto la linfa vitale, lo butto di nuovo a terra e inizio a pestarlo finché non gli spezzo la schiena. Voilà. Ne abbiamo due cocci di cocco pronti per noi. Ecco, cucina con Gabby. Chef Gabby.
Mi sono mangiato il lavoro. Se fossi stato un venditore di cocchi sarebbe stata un'eresia mangiare i cocchi che vendo. Ma a dire il vero, anche con questa pila di legnetti possiamo fare qualcosa. Se noi creiamo un'altra foundation, possiamo trasformarla in una zattera che ci permetterà di andare in mare. Ok, guardate. E mi sto chiedendo perché sto utilizzando una zattera quando avrei il mio canotto dall'altra parte. Sembra piccola e scarsa, ma in realtà è molto più veloce di quanto si pensi. E se quello squalo si fa vedere... Aspetta, lo sento. Lo sento. Si nomina lo squalo e spuntano le pinne? Lo vedo, è qui! Mannaggia! Alla velocità della luce! Che ho un remo, poi, che è piccolissimo. È una cosa ignobile questo remo. Cos'è? Ma che... Ora che anche mi accorgo, la zattera è un quadrato proprio. Ma veramente? Ma veramente sono andato in giro con questa? Però non riesce a prendermi lo squalo. Mi ha le calcagna, mannaggia. Forse riusciremo a raggiungerlo. Facciamo la gara, squalo. Chi arriva prima all'isola? Questa cosa è velocissima. No, due! Due! Quello cos'è? Vedo qualcosa in mezzo all'acqua, ragazzi. C'è qualcosa? C'è assolutamente qualcosa. Controlliamo l'ora. Controlliamo l'ora. Non è l'ora di morire. Le stats stanno andando ancora bene. Mamma mia. Ok. Ok, vi do fuoco, non posso. Siete in acqua? Avvicinati! Guardate, guardate che tenta di farmi cadere, ma io sono un equilibrista sulla mia zattera. Come immaginavo, era l'albero maestro di un relitto. Dobbiamo assolutamente andare, ma come farò con due squali che mi impediscono di andare ad osservare cosa c'è? Potrei prendere la marte... Mamma mia, guarda che ti becco. Mamma mia. Guardate come tira pinnate. Ok, 3, 2, 1, ti salto in groppa e ti cavalco. Squalo, eh? Guarda con questa lancia, chi è lo squalo adesso? Ti mangio io, ho i denti di acciaio Inox, eh? Hai paura? Guarda, guarda, guarda come scappa! Guarda, guarda, ha paura! Ti stacco la pinna! Ti faccio diventare uno stuzzicadente! Lo squalo Gabby, non perdona! Torna qui, lurida bestia delle acque! Non te lo aspettavi un Gabby così aggressivo? Gabby è l'animale più pericoloso dell'oceano! Ti ho avvertito, squalo, che questo è il mio territorio! Vedi quest'acqua? Io ci ho pisciato dentro, questa... Sapete quando i cani pisciano per segnare il territorio? Io ho pisciato così tanto che ho creato il mare! No! Mi ha fatto male! Mi ha messo sangue! Attirerò tutti gli squali della contea! Ti mangio! Ti mangio! Ti mangio! Ti mangio! Vabbè ragazzi, facciamo una cosa. Vado un attimo dentro la barca e vedo se trovo qualcosa. Ok, una porta. Apriamola. Mannaggia, qui non mi può prendere, però devo fare in fretta. Vediamo allora. C'è un armadietto. Ho trovato un accendino e un remo che avevo già. Qui c'è altro. Oh, un martello gigante. Con questo gli spacco i denti. Altro che la leggenda. Io qua ho trovato un'ascia migliore di quella che avevo. Sapete che agli squali ricrescono i denti? Una volta che glieli avrò spezzati con il mio martello, voglio vedere se gli ricrescono i denti agli squali. L'ho ammazzato! Povero squalo! L'ho ammazzato, guardate, sono insanguinato, ma ti ho ucciso! Bestia! Oh, scusami, Gabby, sono morto! E adesso ti cavalco, come ho detto. Ma! Dolcezza, vieni! Andiamo nell'isola assieme. Io ho uno squalo per amico. Ho uno squalo come compagno di viaggio. Lo porto a nozze nell'isola. Guardate! Ma sto volando! Perché usare una zattera quando hai uno squalo che mi ha portato sopra un'altra barca? Grazie squalo. Però di vita, ragazzi, uno di vita. Male, male, male. Ho il braccio insanguinato, distrutto se non trovo delle bende. E merda, beh, è il momento di bere un po' di Gatorade e siamo pronti per ripartire. Che mi dici squalo? Che devo entrare qui dentro? Ok, abbiamo trovato... No, sono scivolato dentro. Mi stavo chiedendo se adesso ci sia un modo per uscire di qui una volta entrati. Queste barche sono proprio bastardi in questo lato. Abbiamo trovato una tanica di benzina. Fatemi controllare un secondo. 2 di 4 parti di un motore? Quindi mi state dicendo che noi volendo possiamo farci una zattera a motore con la benzina? A cosa ci potrà servire? Cioè forse possiamo farci un motoscafo per sfuggire di qui più velocemente. Però male, se non troviamo una benda in fretta moriremo. Mi sono chiuso dentro la base, non posso uscire in nessun modo. Come posso fare? Forse lo squalo. Se io porto lo squalo qui dentro, posso volare. Aspettate. No! Aiuto. Help me. Ok, questa volta ci siamo. Questa volta ci siamo. Sì! Ok.
Ce l'abbiamo fatta. Siamo fuori da questo incubo. Chiudo qua dietro di me. Oh, eccoti qui. Lui non può assolutamente andarsene. Dopo recenti studi, gli scienziati hanno capito il vero potere degli squali. Le pinne di fianco non servono per nuotare, ma bensì per volare. Le cose vanno sempre peggio, ho soltanto uno di vita. Niente, dobbiamo per forza, non mi piace per niente, ma dobbiamo farlo di notte. Dobbiamo per forza entrare in questo relitto di notte, sperando che non arrivi uno squalo. Bene, siamo dentro. Dimmi che qua troviamo del... soltanto un'altra torcia. E qui? Ma queste sono delle eliche! E questa è una lanterna che non posso prendere però al momento. Allora, il nostro sogno di farci un motore è sempre più vicino. Ma purtroppo niente nastro adesivo. Morirò dissanguato! Ragazzi, mi sa che è finita. La nostra avventura da Robinson Crusoe finisce qui. Non abbiamo uno straccio di nastro adesivo. L'avrei utilizzato per legarmi ad un palo ed aspettare le sirene. E gli avrei detto, potete fare tutto quello che volete di me. No, no, abbiamo trovato un'altra chest. Questa... abbiamo trovato una pistola? Forse qualcuno può aiutarmi, butto giù un remo, ho trovato una pistola a razzi. Ok, io la vado a spacca. L'ho lanciata in aria. Magari un aereo mi vedrà e mi porterà fuori dall'isola. Perché ormai io sono morto e ho finito i razzi ormai. E com'era prevedibile, non è arrivato nessuno. Ci siamo fregati con le nostre mani e questo ormai... questa pistola è inutile. Ma ovviamente tutto questo nel prossimo episodio. Questa volta ci siamo fregati con le nostre mani. Non abbiamo più razzi e sto per morire dissanguato in mezzo al nulla. A dire il vero, una possibilità ci sarebbe. Dovremmo trovare il modo di tornare indietro, nell'isola dove siamo partiti. Là dovrei riuscire a procurarmi delle bende. Ma adesso siamo senza zattera e non ho le forze di costruirne un'altra. Però ho un asso nella manica. Avete già capito cosa intendo, vero? Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un like e scrivetemi cosa fareste voi al mio posto. Io vi ringrazio della visione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao e ovviamente, stay alive!